26 giugno 2012, Benedetto XVI incontra i terremotati a Rovereto di Noli presso Carpi, un mese dopo il sisma nel Modenese, l'ultimo prima di ieri ad aver provocato vittime nella storia dei terremoti in Italia, storia che parla anche di solidarietà portata di persona dai papi. Benedetto XVI era già stato all'Aquila nel 2009, Giovanni Paolo II in Umbria e Marche nel 98 e in Irpinia e Basilicata nell'80. Anche per loro è difficile trovare parole giuste in situazioni del genere, ma c'è un bel salmo, il 46, a cui quella volta saggiamente si rifece Ratzinger. Dio è per noi rifugio e fortezza. Aiuto infallibile si è mostrato alle angosce. Perciò non temiamo se trema la terra. Certo, la paura è più che giustificata quando la terra ti balla sotto i piedi. Ma in realtà il Salmo non si riferisce a questo tipo di paura che è naturale. E la sicurezza che afferma non è quella di superuomini che non sarebbe toccati dai sentimenti normali. La sicurezza di cui parla è quella della fede, per cui sì, ci può essere la paura, l'angoscia. Li ha provati anche Gesù, come sappiamo. Ma c'è in tutta la paura e angoscia soprattutto la certezza che Dio è con noi, piccoli, fragili, ma sicuri nelle sue mani, cioè affidati al suo amore che è solido come una roccia. Un'emergenza ricorrente, il terremoto qua e là lungo lo stivale, purtroppo per noi italiani, ma valgono per tutti ancora le parole di Benedetto XVI a Carpi. La situazione ci mette a dura prova. Ma essa non deve e non può intaccare quello che voi siete come popolo, la vostra storia e la vostra cultura. Rimanete fedeli alla vostra vocazione di gente fraterna e solidale e affronterete ogni cosa con pazienza e determinazione, respingendo le tentazioni che purtroppo sono connesse a questi momenti di debolezza.